ci parla di un argomento, il cinema. Il cinema, la luce del cinema, ma non solo la luce del cinema, ma tutto quello che riguarda la produzione di un film. Lui ha iniziato, poi ti farò delle domande, ha iniziato con un grande regista che è Olmi, no? È stato il suo maestro, quindi immaginate la fortuna e anche la capacità di poter avere come maestro Olmi. Dopodiché nel suo percorso, però lui vi racconterà, ha avuto varie esperienze, lui ha sempre lavorato con grossi registi e con grandi attori, registi come Cristalli, no? E quindi adesso io vi farò delle domande e poi lui ci racconterà quella che è la sua esperienza, come si è avvicinato al cinema, com'era il cinema quando lui ha iniziato e com'è il cinema oggi, sia tecnicamente, cioè come le tecnologie aiutano per le scenografie e però anche le grandi difficoltà nella realizzazione di un film, perché 30 anni fa sicuramente c'era meno concorrenza, credo, no? E quindi ci racconterà, ci porterà in questo mondo parlandoci di questi 30 anni, quanti sono 30 anni di lavoro? 50, scusate, all'interno del mondo del cinema. Sono giovane, ma... Come... È giovane, ma è iniziato giovane, non è iniziato come quello che faceva le fotocopie, no? Sì. Come tutti quelli che iniziano dalla bottega, quello che dovreste fare anche voi, il no? Garzone di bottega. Ma iniziare proprio dalla bottega, cioè iniziare all'interno degli studi e delle aziende, iniziando a vedere come si progetta, come vengono prodotte le cose. Prima di tutto non sono un professore, seconda cosa sono qui così a raccontarvi la mia fortuna, perché mi ritengo fortunato. Io guardo quando così parlo con i giovani, dico sempre Christus, ecco, adesso non parlo bene. Dico sempre, fare il cinema è facile, uno prende, va in un grande magazzino, non faccio il nome dei magazzini se no sembra che faccia pubblicità, con finestre, compra una giacca con tante tasche per fare l'operatore, la sciarpa per fare il regista, il cappello per fare il costumista, per fare lo scenografo, anche lui no, qualche cosa di stravagante, e lui dice io faccio il cinema. Ecco, scusate, ma non è così. Il mestiere del cinema è un'altra cosa, una cosa seria. Io ho avuto la fortuna di iniziare come garzone di bottega, che una volta era così. A volte dovrebbe essere così ancora, ma queste sono ipotesi e pensieri miei. Con un maestro che si chiama Ermanno Olmi. Ermanno Olmi cos'era? Un autore vero, un autore di cinema, perché lui la sua grande dote, qualità e tutto qual era? Prima di tutto che è nato amandolo questo mestiere, come si dovrebbero amare tutti i mestieri che si fanno. Ma penso che qui siamo in un habitat ideale per amare quello che si fa, perché comunque sia chi si avvicina più o meno all'arte non può che non amarla, perché è, come diceva, però non l'ho conosciuto, Confucio, 200, molto prima, è nato un po' prima di me, diceva, se tu fai un lavoro che ami, non lavori, ed è verissimo, cioè se tu fai una cosa che ami, lo fai con tale piacere che non senti la fatica, non senti nessun tipo di sofferenza o di angoscia, non guardi l'ora perché l'orario è finito, non vedi l'ora che arrivi il weekend, i punti, le ferie, queste cose. Ecco, chi fa
un mestiere artistico, in particolare col cinema, perché io faccio questo, lo deve amare. E voi che naturalmente, come ho detto poc'anzi, qui siamo in un habitat ideale, no? Perché o che fai design, o che fai con l'architettura, o che fai. Comunque sono sempre lavori anche che ti coinvolgono sentimentalmente, ti coinvolgono psicologicamente, artisticamente, mentalmente, cioè, e quindi lo ami questo lavoro. E il cinema, come dicevo, un altro grande, che però non ho conosciuto direttamente, che era Roberto Rossellini, il cinema comunque è che è una cosa importantissima per chi vuole fare questo mestiere, soprattutto per chi vuole fare il regista, perché è facile dire vuole fare il regista. Il cinema è mostrare, non dimostrare, che credo sia molto bello questo, cioè voi, chi fa l'arte in generale, deve mostrare dei sentimenti, deve mostrare delle quello che vuole trasmettere, non deve dimostrare di essere bravo, di saper usare la macchina da presa. Nella pittura Picasso è Picasso, non è che voleva dimostrare, mostrava di essere Picasso. Quanti altri hanno voluto dimostrare di essere lui? Ma di lui ce n'erano solo, comunque sia. Ritornando a noi, perché avvicinare poi la luce al cinema? Perché sembra un caso, mi è venuto in mente l'altro giorno, ho detto questa è la dico. Sapete chi ha inventato il cinema? I fratelli Lumière. Non funziona più? No. Allora, il cinema l'hanno inventato i fratelli Lumière, che in francese sono i fratelli luminosi. Lumière. Guarda caso, quindi luce e cinema. Io volevo farvi vedere così brevemente, un po' in questi anni trascorsi, alcuni spezzoni, trailer, eccetera, di film ai quali ho partecipato. Così possiamo anche, naturalmente, continuare. Intanto vi rilassate un attimo vedendo un quarto d'ora di varie presentazioni, pezzi di film ai quali ho partecipato, e poi così può esserci anche l'occasione di fare delle domande, nel caso. Va bene? Va bene? Siete d'accordo? Allora, come si dice nel gergo, motore. Avete visto un po' così. Di film, perché dal 67 ad oggi sono passati un po' di anni, l'anno prossimo sono 50, un po' di film ai quali ho, come dicevo prima, ho collaborato, no? Nasco con Olmi, infatti poi con Olmi sono stato con lui fino all'albero degli zoccoli, quello che ha vinto poi a Cannes, poi mi sono staccato da lui per fare altre esperienze, poi sono ritornato con lui dopo 25 anni a fare Il mestiere delle armi, per esempio, poi anche un film subito dopo che era Cantando dietro i paraventi, che però hanno visto in molti meno. Allora, ritornando al discorso prima luce e cinema, è ovvio che direbbero Salasandir che la luce nel cinema è fondamentale, come è fondamentale in teatro, come è fondamentale nella fotografia. Voglio dire, noi qui abbiamo visto una serie di film che spazia dall'albero degli zoccoli, che diciamo che poteva essere il film 800, quasi 900, i primi 900, piuttosto che La meglio gioventù, piuttosto che I viceré, piuttosto che Il ciclone, che detti così sembrano film completamente diversi, e non solo, oppure anche Americano rosso, per esempio, però ogni film
naturalmente ha un suo stile fotografico, quindi quando dico fotografico di luce, perché mentre nei liceré l'atmosfera del periodo, che era le candele, eccetera, quindi andava illuminata in una certa maniera, non certo come il film di Verdone, dove siamo in una realtà attuale, dove le luci sono quelle attuali, quindi si tratta soltanto, comunque sia, anche lì, di individuare sempre il tipo di luce, cosa vuol dire anche di fotografia, è ovvio, perché poi quando va, che bella fotografia, c'è quel film, che bella fotografia, vuol dire che la fotografia, ripeto, fotografia e luce è la stessa cosa, o quantomeno parliamone come se fosse la stessa cosa, parlando del film, è fondamentale per avvicinare emotivamente lo spettatore, avvicinare emotivamente lo spettatore alla storia, perché, come dicevamo prima, ogni storia è un'epoca, rappresenta una cosa, il ciclone è ambientato nella campagna toscana, è ovvio che ragazzi, scusate, ma non c'entra. È ovvio che la campagna toscana chi ha dato questi microfoni? Sembra da succedere, se dovessimo girare e si ferma in presa sonora diretta e si ferma così il microfono, il fonico fa due film in uno, il primo e l'ultimo, andiamo avanti. Però dicevo, la campagna toscana è una campagna di un certo tipo. La professoressa la conosce bene perché anche lei è toscana. Se poi c'è la campagna pugliese piuttosto che siciliana, è tutta un'altra cosa. È normale che, per esempio, sugli esterni è importante la luce reale, cioè la luce del sole. Quindi il sole che noi abbiamo in Sicilia non è certo quello che abbiamo in Toscana, quindi di base comunque è la natura stessa che crea il colore di giorno, naturalmente. Però va anche, tutto questo va anche aiutato. Adesso, rispetto ai film che facevamo noi, quindi basta con dire 50 anni fa, se non mi sento un pochettino grandicello, un pochettino. Una volta c'era la pellicola, quindi c'erano i diaframmi, si misurava la fotografia, come c'è sempre, c'è ancora da una parte, non c'è più la pellicola. Quindi la pellicola aveva delle varie sensibilità, 50 ASA, per esempio, quando era giorno pieno, 100, 200, poi 250, 500 era quando giravi di notte, perché poi illuminare va bene, però non è che puoi illuminare di notte una prateria o un campo. Cioè, infatti non a caso gli americani, che poi il signor Truffaut fece un film che si chiamava Effetto Notte, le notti le giravano a mezzogiorno, perché a mezzogiorno il sole a picco non creava ombre, e quindi poi girandolo di giorno, poi dopo filtravano la pellicola in maniera tale che sembrava poi notte. Infatti i film western americani, dove vedete delle cavalcate notturne che non finiscono più, sono tutte, giustamente, mica stiamo, sono tutte girate di giorno, però ripeto, a mezzogiorno, quando non ci sono ombre tendenzialmente, perché se no si capisce che, vabbè, ci può essere anche l'ombra della luna, forse solo ieri sera perché c'era una grande luna piena, altrimenti la luna non fa così tanto, così ombre marcate come il sole. Quindi la pellicola era più faticoso, fra virgolette, lavorare, più faticoso, era più impegnativo, si usavano di più i proiettori,
una volta c'erano quelli che si chiamavano bruti, che erano dei grossissimi riflettori a carbone, però qui parliamo come la ferrovia delle locomotive a carbone, poi dopo naturalmente è arrivata l'elettrica, poi ci sono state le invenzioni, i brevetti di lampade, lampade al quarzo molto potenti e tutto, finché pian piano la pellicola, pian piano mica tanto, da qualche anno io diciamo che il primo film è, questo è il terzo o quarto film che faccio in, con digitale. Il digitale naturalmente comporta un altro tipo di attenzione, mentre la pellicola che aveva un grande, faccio un po' di sentimentalismo retro, aveva una grande importanza, perché comunque sia voi è come, adesso faccio un esempio brutto forse, ma le donne me lo devono concedere, è come le donne rifatte, voglio dire, la pellicola assumeva la qualità umana del passare del tempo, la donna rifatta sono tutti uguali, non so se avete notato, ma anche gli uomini rifatti sono tutti uguali. La stessa cosa, per assurdo, ma mi è venuto in mente oggi venendo da voi, pensando al digitale, perché oggi se tu giri, adesso quando vai negli stabilimenti, una volta c'era, come andavi qui, ho visto che tra l'altro sotto c'è un laboratorio di fotografia straordinario, come adesso vai, andavi nei laboratori, c'era il negativo, ormai. Adesso vai nei laboratori di sviluppo e stampa, che non si chiamano più sviluppo e stampa, non c'è più la pellicola. Quindi sono questi laboratori che ormai lavorano tutti con gli AVI, l'AVID, queste cose qui, una volta c'era la Viola. C'era un altro tipo d'approccio, anche nel montaggio. Quindi il sistema non virtuale, il sistema attuale annulla un pochettino quello che era la fotografia. Cioè la fotografia, la pellicola, diciamo, era veramente il sentire. Quando facevi le inquadrature e tutto, curavi in maniera incredibile, perché poi quello veniva fuori. Il direttore della fotografia era fondamentale, quindi l'interpretazione anche della fotografia relativa al film, quindi mettere le luci ad hoc, eccetera, perché tutto sembra facile, ma non è vero niente, è tutto pensato, cercato di capire, studiato. Quando il regista, che come ho detto prima, a differenza di altri settori artistici, il regista, a differenza dello scrittore, di uno scultore, di un pittore, di qualsiasi altra persona che può fare l'attività da solo, il regista ha bisogno di un film, o un regista, comunque un regista di uno spettacolo anche teatrale, ma io parlo di cinema, anche se il teatro è come la pellicola per me, teatro è l'emozione, quando tu sei in teatro e guardi il pubblico in faccia capisci se in quel momento interessi o fai sbadigliare. Magari qualcuno di voi sbadiglia, spero di no, però voglio dire, è bello avervi vicino, non fare il cinema, è diverso, però comunque è un'arte anche quella. Il cinema, il regista ha bisogno, infatti una delle cose che mi fa impazzire è che si riempiono la bocca molti, vado ancora avanti sui morti, a dire faccio il regista. Di che? Perché riempirsi la bocca, di fare una
un'attività artistica fondamentale. Cioè, il regista deve avere dentro di sé l'immagine totale del film. Perché quando ci giriamo, magari tu, non è magari, all'80% delle volte, se non di più, quando fai un piano di lavorazione di un film, perché fare un film è lì dentro il campo, fare un film vuol dire anche pianificarlo, vuol dire fare un preventivo, vuol dire capire dove, quando e perché, le location, eccetera. È ovvio che se io ambiento un film a Milano con degli esterni, come avete visto, c'erano qui prevalentemente, parliamo di Roma, perché tutte le produzioni qui, a parte una che non c'è neanche, vabbè, l'altro del gioco è girato a Martinengo, se non sono tutti i film girati o in Tunisia, quello di Benigni, in Sicilia, i Viceré, il Mestiere delle Armi in Bulgaria, cioè tutti i film girati fuori, no? Allora, cosa succede? Quando tu pianifichi, è ovvio che dividi, prendi la sceneggiatura, dividi le scene, le raggruppi, adesso la faccio breve perché non è così semplice, raggruppi, avvicini gli attori per non fare tante pose, perché poi c'è sempre un problema, è ovvio, economico. Poi, una volta individuati i posti, dici, magari cominci come noi, il Mestiere delle Armi, le prime scene le abbiamo girate in Bulgaria, però le scene lì è stato incredibile perché le scene di noi siamo andati in Bulgaria a gennaio, contando sulla neve, sul freddo, sulla neve. Dopo due settimane che eravamo lì c'erano le margherite. Vi rendete conto che abbiamo fatto venire una macchina, perché per assurdo, in Bulgaria, dove nelle campagne dove eravamo noi non è che c'era il rispetto ambientale di quelle che a volte rompono i coglioni, questi nostri, ma questo senza offendere gli ambientalisti, neanche gli animalisti, ma non si poteva mettere per fare la neve finta. Di solito si usa il sale grosso, del sale chimico che veniva dal sud della Francia. Il ministero non autorizzava. Allora abbiamo chiamato una ditta di Londra, perché gli inglesi sono esperti come negli effetti digitali, sono venuti con delle macchine che nevavano con la carta, facevano la neve con dei pezzettini di carta. Eravamo molto disperati, però io e Orbi, che alloggiavamo in una villa sul lago, sul fiume, sul Danubio, vicinissimo al Sente, però mi ricordo una cosa incredibile, perché quando dovevamo fare la scena dove Giovanni delle Vandere viene ferito, ci doveva essere la doveva nevicare, tutti, infatti tutti pronti, tutti. Mi sono svegliato alle 4, ho vivevamo nella stessa cima, lui nella stanza accanto, e ho guardato e ha cominciato a nevicare, veramente. Beh, vi assicuro, mi viene ancora un attimo di emozione adesso, ma non avete idea che emozioni. Sono andato a bussare da Orbi e ho detto, signor Orbi, tutti lo chiamano maestro, io no, l'unica cosa che però gli do è lei, cioè non c'è questa cosa dove oggi subito del tu, come se così c'è un po' questa mania, però per l'amor di Dio adesso lei è uno, però quel rispetto sano non fa male a nessuno, né l'uno e né all'altro. Né all'uno, né al microfono, né a me. Comunque, mi ricordo che poi ho svegliato il signor Orbi in neve, che anche lui era lì alla finestra a guardare la neve. Sono uscito, l'ho preso in macchina, e in macchina urlando, ma non lo dico per farvi
perché era l'emozione che avevo, l'amore per quello che facciamo, questa cosa, questa tensione di stare che non arrivava, ma c'erano le margherite. Ho urlato ringraziando il Padre Eterno, che ci sia o non ci sia, non ha importanza. Siamo arrivati lì e la grande bravura di Orbi, che adesso con la malattia che ha avuto un po' meno, ma lui fa tutto, no? Scrive la regia, sta in macchina, fa il montatore, tutto. Quindi lui ha l'idea esatta del film. Siamo arrivati lì, ha cominciato a girare con le due macchine da presa, a girare, perché la cosa importante a volte è veramente anche avere un metro. Quel pezzettino può valere tutto. E abbiamo, la sera eravamo sfiniti, ma felici. Era l'emozione. Beh, poi, anche lì, poi magari giravi, magari variando il diaframma, ma così variavi il diaframma per avere più possibilità. Adesso le riprese che sono state montate in questo, scusate, non è una presunzione, il cinema Alessandro Galossi era soltanto che sono andato a una cosa in Toscana dove mi hanno preparato questo, che lo trovo molto carino, quindi è un atto di, non di presunzione, soltanto di, però hanno messo delle immagini, per esempio quelle del Mestiere delle Armi, sono immagini riprese forse da YouTube, da non so dove, quindi sono brutte, sgranate, non danno quello che sono in realtà, perché il signore che ha visto il film ha visto quanto era bella la fotografia, cioè non è, qui parliamo, ho fatto vedere delle immagini, non in funzione della fotografia, perché per esempio quando noi abbiamo girato sempre con Olmi l'anno dopo, Cantando dietro i paraventi, che anche quella era una storia incredibile, tutta ambientata in Montenegro, abbiamo fatto costruire delle barche cinesi, portandoci le comparse cinesi da Roma, perché in Montenegro non ci sono comparse cinesi. E mi ricordo che di notte dovevamo girare una sequenza di battaglia fra le navi, quindi, e c'era in questo lago, avevamo fatto venire, avevamo l'appoggio dell'esercito che era venuto da Belgrado con i barconi, avevamo fatto venire da, ecco la luce, avevamo fatto venire da Roma un gruppo elettrogeno di 50 kW e un proiettore da 50 kW per fare il controluce, no? Dal lago, dal mezzo lago. Infatti quando è arrivato il gruppo elettrogeno e il proiettore sono stati caricati su una chiatta militare, portati in mezzo al lago per fare il controluce. Iniziamo a girare, devo dire che è un film che è stato faticosissimo, anzi io dico sempre sarebbe bello più vedere il backstage che il film, per quello che ci è successo, perché si è allagato tutto. Insomma, avevamo fatto un cantiere vicino al lago per costruire, perché le navi in ferro sono state fatte a Podgorica, poi assemblate in questo campo vicino al lago, e tutta la parte scenografica fondamentale è stata fatta a Roma, caricata su dei tir, 80 viaggi di tir. Il tir partiva da Roma, andava a Bari, che è Bari del Montenegro, però fortunatamente non era drammatico il viaggio, perché da Bari a Bari ci mette il traghetto, ci mette, se va bene, 6 ore, però loro si prendono 8-9 ore, quindi partiva la sera, arrivava la mattina, dopo 3 ore era sul lago di Podgorica con la scenografia fondamentale. E era di notte,
ecco perché ci voleva il controluce, no? Certo, religioso, era di notte, a un certo punto anche lì il Padre Eterno ci ha dato una sberla, perché è venuto giù l'ira di Dio, pioveva, lampi, tuoni, è saltato tutto, il gruppo elettrogeno con il proiettore si è completamente spento, credo che sia andato a finire quasi in Albania, spinto dalle correnti. Lì ogni tanto c'erano dei lampi. Olmi cosa ha fatto? Ha continuato a girare e, dato che il lampo era quasi la durata di uno o due fotogrammi, fra il lampo, le sparate dei cannoni che quando sparavano emettevano un fuoco, no? Devo dire che veramente è una scena che uno dice quanto è bella. Ecco, questa è, devo dire la verità, la grande bravura di Olmi e soprattutto anche l'idea che quando le avversità atmosferiche, e credetemi, quando si realizza un film sono non tante, tantissime, sempre, ci sono sempre, tutti i giorni, tutti i minuti, non sai mai. Ecco perché poi la luce è fondamentale anche. Quando ci sono avversità meteorologiche bisogna sempre vedere, fra virgolette, il risvolto della medaglia. Se tu sai quello che vuoi, credimi, anche se tu monti, guardo lei perché fa la regista, anche se tu monti un fotogramma nero, può darsi che quel fotogramma nero sia la parte più poetica di tutto il film. Non è detto, bisogna lasciarsi trasportare dagli eventi. Ormai, quando si girava con la pellicola, quindi si montava con la moviola, c'erano dei tempi di maturazione, sia chimica della pellicola, non faccio del romanticismo, c'erano quei tempi che ti permettevano, quando montavi con la moviola, non è oggi con l'Avid che in un giorno monti il film, in mezza giornata. Io seguo anche sempre il montaggio, quindi seguo tutto, guai a Dio, mi piace. Metti, questo è un montato, a sinistra dello schermo, al centro dello schermo un altro montato, a destra dello schermo un altro montato. No, cioè voglio dire, puoi fare 27.500 montati senza problemi, senza problemi. Questo però cosa porta, secondo me? È come le donne e gli uomini che si fanno rifare. Porta tutto che sembra tutta una cosa televisiva, perché poi vedi un monitor, no? La moviola era ancora più piccola dello schermo dell'Avid, ma era uno strumento. Noi, vedendo il monitor dell'Avid, abbiamo l'idea della finalizzazione, ma non è quella. Se tu invece hai la moviola, sai che poi ci sono altre cose da fare. Quindi il tuo stato d'animo, il tuo cercare ancora, ce l'hai. Poi in moviola montavi. Potevi fare, se soltanto io facevo anche l'assistente al montaggio di Olmi, quando il giorno dopo mi chiedeva, mi ridai quel fotogramma che mi aveva dato, che io avevo buttato nel cestino, nel cestone. E lì ho imparato ad essere ordinato, perché dopo diventavo matto a cercare il fotogramma. Il fotogramma. Perché effettivamente un fotogramma più o meno può dare più o meno ritmo. Un film è meglio se un minuto in meno dici che bello, come è passato in fretta. Se un minuto in più dici è lungo, è un minuto,
ragazzi, non è che cambia. Un minuto in meno, dici, che bel film, mi è passato in fretta, vorrei rivederlo. Un minuto in più, lo stesso film, dici, sì, è bello, però un po' lungo. A un certo punto mi annoia. È la stessa cosa, voglio dire. Allora, la Moviola ti dava maggiore tempo di riflessione, perché adesso qualsiasi idea che ti viene in mente, attenzione, evviva la tecnologia, non fraintendete, però ho fatto un brutto sogno stanotte, ve lo devo dire, perché stranamente io che odio il telefonino ho fatto un brutto sogno, mi sono angosciato e non dormivo più, ma è vero, Emilia, ho sognato di aver perso il telefonino, vi giuro ragazzi, non me la sto inventando, e non sapevo più come muovermi, e diceva, come faccio ad avvisare? Cioè, ho avuto questa angoscia, la sto dicendo adesso perché mi è capitata stanotte e me lo ricordo ancora con un'angoscia incredibile. Mi sono svegliato e ho detto, guardate, c'era il telefonino, questo l'ho aggiunto adesso però. E quindi l'AVID o questi strumenti ti permettono di essere velocissimo nel fare tante prove. È la stessa storia del telefonino, voglio dire, riesci, pronto, sì, arrivo, però non ti permette più di avere quei tempi fisiologici, mentali e artistici di ripensare. Cioè, una volta quando montavi il Moviola, poi finito di montare il fotografico, cominciavi a montare il sonoro, quindi prima vedevi il film tutto muto, poi lo vedevi sonoro e lo vedevi in un'altra maniera, e allora facevi delle correzioni, poi una volta sonoro lo vedevi con i rumori, perché poi i rumori vanno sempre aggiunti dopo, perché è ovvio, perché non è che se io faccio un sonoro in presa diretta, come qui adesso, io parlo, se passa l'ambulanza, perché ho bisogno che in quel momento passi un aereo piuttosto che l'ambulanza, questo glielo metti in un secondo tempo, poi missi e tutto. Per cui c'era un altro tempo. Poi quando, per una questione ecologica, si sviluppava e si stampava in bianco e nero, anche se il film lo giravi a colori, però poi quando lo vedevi a colori ti dava tutta un'altra impressione, e a volte cosa succedeva? Che vedendo poi il film a colori capivi che c'erano delle cose che non trasmettevano più la stessa emozione che te lo dava vedendolo in bianco e nero. Attenzione, bianco e nero secondo me è insuperabile, come nelle fotografie. Non c'è fotografia più bella della fotografia in bianco e nero. E anche il film, sono ormai poi casi rarissimi che si fanno i film in bianco e nero, però la fotografia in bianco e nero era molto più difficile rispetto a quella a colori in un certo senso. Però ritornando adesso appunto alle riprese che non si fanno più con la pellicola, ma si fanno con l'Alexa, con l'hard disk, come fate con questa macchinetta qui, che dura già un hard disk, quante ore dura? 6 ore? 32 giga, pensa tu, 7 ore, per fare 7 ore di pellicola ci volevano 12.800 metri di pellicola, pari a 30, 40, 40, 40 pizze, non margherite, ma pizza di pellicola da 300 metri, vi rendete conto? 40 pizze voleva dire arrivare, certo, adesso con... con il la
con il microfono che ogni tanto fa i capricci, però va bene lo stesso. Se vuoi questo puoi permetterti tutto, non te ne... una volta perché si facevano i jack? Perché poi si stampavano le buone, non è che si stampava tutto, tutto quello, il jack serve per due ragioni. Uno, il jack per vedere, per poi capire qual è la scena buona, e due, la parola jack, quando faceva tu mettevi in sincrono con il sonoro, perché il sonoro andava da una parte, il visivo dall'altro, poi andava in movimento, o anche sull'avida adesso, attenzione, non è, cioè i sistemi non sono cambiati i mezzi, ma la maniera è uguale. Quando senti il rumore del chakra, prendi il rumore e metti in sincrono con il magnetico, per cui c'hai matematicamente c'è tutto. Oggi, ripeto, con gli hard disk così, non hai più quella paura di consumare pellicola che costava 2000 lire, alias circa 1000 euro adesso al metro, quindi era 1000 metri in negativo, sviluppo e stampa e tutto, era una botta. Allora, adesso con Alexa, con gli hard disk e tutto, fai tutto molto, molto più tranquillo, fai molte più cose, per l'amor di Dio, non è con questo che si è assolutamente, sono contro, anzi, ben vengano, però bisogna imparare anche a usarle bene, perché altrimenti diventa tutto piatto, tutto uguale. Sono come i rifacimenti che dicevo prima, che ormai ci sono queste signore rifatte, sono tutte uguali. Le vedi, hanno lo stesso sguardo, è inutile far finta di niente. È vero, anche gli uomini che cominciano. Quindi non è che faccio un discorso donne e uomini, no, se non sembra che faccia il maschilista, no. Dico solo che comunque, poi un'altra, per esempio, mentre prima il direttore della fotografia, ripeto, era fondamentale, perché una volta leggendo la sceneggiatura, quindi capendo cosa in realtà vuole raccontare il regista, l'autore, che film vuol fare, che atmosfera vuol dare, qualsiasi per darla. Ci sono dei film memorabili, voi magari proprio manco sapete, forse neanche i vostri genitori se li ricordano, c'era un film francese che si chiamava Un uomo e una donna, che vinse anche l'Oscar, a parte che aveva una musica d'accompagno incredibile, fu un successo anche grazie alla musica, perché appunto, ma alla scenografia, alla storia, gli attori, poi non parliamo degli attori che sono parte fondamentale, e all'atmosfera del film, atmosfera data Lelouch, che era il regista, un film francese, la musica era sono stonato come una campana, ma aveva usato per la prima volta lo zoom, non esisteva lo zoom, hai capito? Lo zoom era una cosa, e lui per, anziché si usavano i carrelli, no? Anziché aveva inventato questo obiettivo che da 25 di apertura andava a 250, quindi praticamente era come 30 metri di binario, 25, adesso non sto lì a guardare il metraggio esatto. Per cui, dopodiché, cominciò tutta la storia della... tutti usavano lo zoom, no? Lì c'era proprio, diciamo, la collaborazione totale da il film, gli attori, la musica, la fotografia, la scenografia, meno i costumi, perché era un film moderno, quindi
non che i film moderni, attenzione, uno dice faccio un film moderno e il costume chi se ne frega, è moderno, non era niente, anche lì sono errori grossi, perché, soprattutto per chi vuol fare il regista, perché moderno, tu con guardate voi, guardatevi, Dio Madonna, guardatevi voi un attimo come siete vestiti, ognuno di voi è moderno, no? Più o meno, adesso non dico che vi vestite dallo stesso fornitore, non credo proprio, però, ma guardate come siete diversi, ognuno di voi rappresenta qualcuno, qualcosa, qualcosa di intellettuale, di sociale, di carino, di meno carino, di punk, di non punk, ognuno di voi rappresenta qualcosa, lui per esempio con il maglioncino bianco agli occhiali, sembra uno studente americano, per dire, no, no. Gesù Cristo ha un altro, Gesù Cristo ha un altro, però siete tutti moderni, ma ognuno di voi è diverso, ognuno di noi è diverso, quindi il avere veramente un insieme, ecco, il tutto sommato, in realtà, sto parlando a braccio, se vorrei che mi, non è che devo fare, perché se fossi il direttore della fotografia potrei parlare esclusivamente di quell'angolo di luce che ho messo con una percentuale Y nel lato sinistro, con tendenza a destra, crea una luce, ecco, parlo in generale, quindi in realtà in un film la luce è anche il vestito che uno indossa, anche il costume che ha, anche la scenografia. La scenografia, mi ricordo lui, la scenografia e anche la costumista e il costumista devono avere un accordo incredibile con il direttore della fotografia, perché ci sono dei colori che possono dare più o meno, riflettere un tipo di atmosfera che non è quella del film o che dà fastidio, il viola piuttosto che il rosso, eccetera. Per ritornare ancora a oggi, il direttore della fotografia oggi, dov'è che si sente leggermente frustrato? Frustrato. Lui che di solito il direttore della fotografia è sempre uno che se la tira un po'. Ho detto, basta andare a comprare tante giacche con tante tasche, vedete che o è l'assistente operatore o è l'operatore o il direttore della fotografia. Comunque il direttore della fotografia se la tira sempre un po', senza offesa. E dicevo, oggi diventa un po' più frustrato perché? Perché il nuovo vero star, la vera star ormai, un pochettino della fotografia cinematografica, si chiama quello, il colorist, color correction. Che parola è? Allora, lui adesso girando, adesso non più in 2K, ma in 4K, scusate, sono un pochettino ignorante qui, entro in una situazione che conosco ma non come la pellicola, ma è la stessa cosa, stiamo parlando, è come mangiare i fagioli, possono essere i fagioli rossi, burlotti, certo i fagioli sono. Allora, dicevo, 4K adesso è una definizione, infatti adesso anche nelle sale cinematografiche non c'è più la pellicola, non arrivano più le pizze da 600, no? da montare nei proiettori. Adesso arriva il DCB, che è una chiavetta come questa che riprendo perché mi serve. Arriva il DCB, mettono questo e via. Quindi meno trasporto pesante, meno occupazione ambientale, perché poi la pellicola, infatti ogni tanto vedete, il film è stato restaurato, perché la pellicola si consuma, deve stare nei grandi magazzini a un tot di umidità, eccetera. E il colorist è diventata la star. Allora, perché tu adesso giri in qualsiasi momento, guarda che ieri abbiamo girato col sole,
Oggi il controcanto c'è nuvolo, ma non ti preoccupare, poi sistemiamo. Allora sembra tutto facile. Poi vai, è vero anche, perché come le fotografie ormai, no? Voi vedete una fotografia di una star o di un, chiamiamole star, io non le chiamerei star, né uomini né donne, ma lasciamo stare questa parolona da gossip, da chi, da queste cose un po' stupide. Ma diciamo che voi vedete, oh, ce ne fosse una che ha leggermente, leggermente, come si chiama quando ci avete un po' le cosce con un po' di cellulite, ma no, è una cosa naturale. La differenza è che ce l'hanno di più le donne degli uomini, perché è un problema ormonale, uno è nato uomo, uno è nata donna, magari uno è nato tutte e due, così non se ne parla. Però è una di tutte le foto sono ritoccate, quella o sono rifatte, o se fanno le foto le ritocchi e tutto, non c'è più, non c'è più niente di vero. È la stessa cosa, allora arriva il colore e dice, oggi abbiamo girato col sole, bellissimo, controcampo, non c'era il sole, si mettono lì, fotogramma per fotogramma, li ho visti, e lì con il 4K, i D-pixel, le cose, tutto, la rosa la fa diventare rossa, tutto il resto bianco e nero, lo sapete, in pubblicità, ma in pubblicità è un'altra cosa, va anche bene. Però allora ho la sensazione che in certi momenti può essere utilizzato come gli effetti digitali. Oh ragazzi, gli effetti digitali hanno rotto i coglioni, ma proprio alla grande. Non so se avete visto il film di Pig. Qualcuno l'ha visto? Io? Sì. No, allora c'è le prime inquadrature, la Madonna che girato per finta Brooklyn di giorno, che se tu ci mettevi dietro una fotografia era meglio. Cioè, allora, mentre c'è a un certo punto lui su un asino che vola e va benissimo che sia scrausa perché è favola, ma se tu gli dai delle immagini che sembrano vere, allora me le devi dare perfetto. Basta, la Madonna, non è che Dio mio, adesso ogni cosa, ma sì, tanto lo facciamo dopo, tanto non ti preoccupare, ce lo mettiamo dopo, c'è un'antenna della televisione, lì può andare bene, no? Sì, ma tanto tagliamo, dopo sembra sempre che alla fine si metta tutto a posto, e si può anche mettere, però poi costa, poi bisogna vedere anche poi il risultato reale, perché mettere a posto comunque è sempre un mettere a posto. Se io se io prendo un microfono nuovo, se io questo lo tiro via perché mi ha rotto le palle e poi lo riprendo, lo metto a posto, non sarà mai come quello di prima, nel senso, quindi va benissimo tutto, ottimo, poi mettiamo a posto, poi mettiamo, basta. Cerchiamo di fare subito qualcosa, perché se no non c'è più la creatività immediata, ma c'è una creatività riportata ad altri senza che cazzo gliene frega, tanto mettiamo tutto a posto, diventano tutti bravi, ma non è vero, non sono tutti bravi, o se l'è fatto a me ste, nessuno dice a voi devi fare il regista, non gliel'ha ordinato il medico, a nessuno viene ordinata qualcosa. Voi avete la fortuna, ragazzi, voi che siete qui, avete la fortuna di cercare di capire quello che volete fare nell'arte, qualcosa che non è, però non ve l'hanno ordinato. Lo dovete sentire, bisogna sentire, come gli attori, ma nessuno ti dice di fare l'attore, ma se fai l'attore su cazzi tuoi, devi fare l'attore.
Fare l'attore è difficilissimo, non mettersi davanti a una macchina da presa è veramente difficile, ci vuole una grande concentrazione, una devi lasciarti andare al regista che sa esattamente in quel momento che ti fa fare uno sguardo piuttosto una cosa, tu magari non lo sai neanche perché, ma lui sa che quello sguardo lo può mettere nell'ultima inquadratura del film o nella prima, o magari gli viene in mente in un certo momento che quello sguardo può creare un flashback. Stare davanti alla macchina presa è difficilissimo. Io mi diverto a far sempre una comparsa, a star davanti, faccio una fatica anch'io. Una sera con più ragione in un film che era La moglie bellissima, di notte eravamo in un ospedale, io facevo un medico e dovevo dirgli, signor Stoppani, la moglie già è affetta da una, non mi ricordo neanche, è il problema che per ragioni la risposta se l'era scritta qui davanti. Come lui avanzava, io leggevo la risposta ma mi mettevo a ridere. Abbiamo fatto circa 33 ciak con la troupe che veramente non ne poteva più, ma noi eravamo felici di sbagliare, per dire, ci divertavamo. Stare davanti alla macchina presa per un attore e vedere dietro che c'è il macchinista che sta guardando l'orologio per la pausa. Sto andando troppo per le lunghe, professoressa. Sto andando troppo per le lunghe. No, è che volevamo avere tempo per farti delle domande mentre stai parlando. Però fermarmi è dura, adesso mi fermo. Stavo dicendo, adesso mi sono introdotto, non mi ricordo. Ma proprio non mi ricordo più. No, quello è però per dire, stare poi un attore che si vede davanti alla macchina da presa, il macchinista che guarda l'orologio per la pausa, il lunedì che parla dello sport, l'altro che si gratta il naso per non dire altro, oppure quello che a un certo punto diceva tanto questo che non riesce a dire buongiorno, ma buongiorno deve fare una lacrima, non è mica facile. Comunque, detto questo, rispetto alle domande, perché comincia a essere